Ci Eccoci siamo. qua, siamo in diretta. Buonasera Diretta. Ti faccio subito una domanda. E là Buonasera. si è sviluppato tutto un discorso. Buonasera a tutti. Buonasera, Buonasera a tutti buonasera. ragazzi. Eccoci Buonasera. collegati in diretta ora. Ecco. Con i nostri graditissimissimissimi ospiti, i nostri grandissimi ospiti, Federico Tocci. Tocci Tony Sperandeo, buonasera, iniziamo i commenti. Buonasera a compare, come stai? tutti. Come stai? Facciamo finta che ci stanno loro, dai. Ok, fate Una voi chiamata due. tra me Parli con me. Come stai, Certo. Tony? Partiamo, Ma se ci siamo sentiti... Ma non lo devi dire, devi far finta che ci Ah, sentiamo no, tra io sto bene. Un po' me. incazzato perché attraverso tutta questa situazione sono rimasto bloccato qui perché io ho la residenza a Roma e quindi non mi sembra loro che possa scendere. Io ho mia mamma a 95 anni in una casa di riposo a Palermo. I miei figli stanno a Milano. Ah, cavolo, dispersi. La mia compagna, non so se siamo in trattativa di finire, che è a Ravenna. Quindi il Ok. cane se l'è portato lei. Mi chiede, ragazzi, sono da 4 mesi solo, stai dicendo pazzo. Mamma Però, mia, no. sì, che però brutta da situazione. questo, allora, io televisione, io di politica non mi sono mai, ho cercato sempre di evitare. Però in questi 3 mesi e mezzo, ragazzi, Sono stati lunghi, eh. Non so. no, no, adesso ho capito tutto, ho capito tutti questi governanti, tutti questi signori, per carità, tutta gente per bene, che se non ci fossero bisognerebbe inventarli. Allora domani vengo da te a Piancaffè così mi spieghi pure Domani mi dico, in che senso? Poi ce lo spieghi pure a noi, perché io non so se ho capito. No, vi voglio fare una domanda. Allora, Sì, pronti. Vai. perché uno, la vera squadra, cioè, Sì. questo è giusto? Sì, Il la vera tipo, squadra. allora, da qua bisogna, io vorrei capire perché voi andate a sindacare, precisate, poi mi dico, la vera squadra, perché puntualizzate questa cosa? Perché c'è anche la Perché nuova squadra, la la nuova nuova squadra. Mi date squadra una risposta voi o chi ci sta seguendo attraverso. adesso arrivano le Chi vuole risposte. far chi vuole rispondere, Vai ragazzi? Mary, vai Mary. Vado io. Allora, dal mio Io punto e di Tocci vista, abbiamo fatto sia la vecchia che la sì. nuova. Allora, dal mio punto di vista, la vera squadra è quella dalla serie 1 alla serie 8. Perché c'erano dei, come ho detto anche altre sere, la scrittura era buona, la scrittura dei personaggi era buona, i casi di puntata, le cose, le storie che erano create erano eccezionali, gli attori fantastici. E per No, me tu sei troppo questo, buona, sei troppo no, buona per lui. cioè, ogni volta che guardo un pezzo mi capita di fare zapping, vedo la squadra, io devo fermarmi a vederla fino alla fine. E questo non è solo io parlo della mia esperienza personale, poi anche gli altri ragazzi possono dirlo. Mia mamma, che sta a casa da sola, che guarda la TV, quando vede la squadra e mi telefona e mi dice: "Ma sai che oggi pomeriggio ho visto la squadra?" Non è che mi dice: "Ho visto Il Medico in Famiglia, ho visto questo, ho visto quell'altro." Ma che bella che è! Buongustaglia. Ecco, ok? E Anch'io oggi quindi, l'ho vista. secondo Grande me, Giusy. facendo la nuova squadra, è stato Ciao. una specie di tradimento per i fans, perché è cambiato tutto. Siete rimasti voi tre, Sciacca, Battistone e Silla, perché volevano fare una cosa che univa le vecchie serie e le nuove serie, però era tutto cambiato, era tutto cambiato e io lo dico dal mio punto di vista, secondo me in peggio, ma ripeto, come scrittura dei personaggi, dei dialoghi, delle storie. Cioè voi siete bravi anche in quella, però era diverso.
E per me è stato un tradimento la nuova squadra. Io ho visto poche puntate e poi non ce l'ho fatta, lo confesso. Mi Al di là dispiace. della bravura. Tradimento, non ce la faccio a chiamarlo tradimento, Mary, perché insomma noi lavoravamo comunque, però è cambiata Certo. molto la cosa. Cioè, Certo. innanzitutto siamo passati da un commissariato di periferia a un commissariato del centro, e questo già Sì. cambia moltissimo nell'universo napoletano Certo. della criminalità in qualche modo. Certo. E poi ti ho detto, insomma, loro volevano proprio cambiare le carte in tavola per cercare di Sì. prendere un tipo di pubblico diverso, ma Ma il fatto di cambiare, di fare innovazione mi va benissimo, però mi sembrava proprio tutto raffazzonato un po' così alla bene. Questo è il mio giudizio, cioè non è che io sia, chissà, non sono esperta di televisione, cioè, beh, ci però mancherebbe altro. non mi veniva voglia di vedere l'altra. Sebbene ci foste Ti ho voi, cioè mi ha detto, pianto il cuore. no, loro si ma sono, ma c'hai già fatto gli affari, al di là c'hai di già tutto, secondo l'azienda. me il successo della squadra, oltre a essere stato fatto perché comunque era un grande cast, una grande scrittura, sceneggiatura e tutto quanto, era perché vedevi all'interno del commissariato proprio quello che il pubblico anche si aspettava. Nella nuova squadra, oltre ad aver cambiato format, aver cambiato attori, tra l'altro bravissimi, perché sulla nuova squadra Bravi, ne Antonio. sono Questo però passati assolutamente. gente come Giallini, Certo, Pannofino, come voglia. tanti altri, quindi Assolutamente. Ma che era di bello. primissima fascia. Gli Esposito. affezionati che dopo 8 anni si erano affezionati alla squadra e vedevano proprio i protagonisti come persone di famiglia, hanno visto tutt'altro. Magari l'idea era quella di fare un The Shield alla napoletana, ma non ha Esatto, funzionato, esatto. insomma. No, The Shield era Infatti. proprio la loro serie di riferimento, insomma, senza contare che a noi italiani forse non piace vedere i poliziotti così zozzi, corrotti, Ma The Shield, tra l'altro, quant'altro. ha vinto dei Golden Globe, ci sono premi Sì, tanti Oscar. premi, Noi ne abbiamo Cioè, vinto ed dopo. è Noi nato ne abbiamo così, vinto The Shield è dopo. nato così. Infatti. Etta, volevi dire qualcosa tu? Ah, Io? io sempre. Senza. Io? Sì, a Dice, me, dice. Vai, infatti, vai, faccio tante domande. Sì. Allora, Vai, vai. la squadra 8 finisce con la morte di Pietro. Sì. Potevano finirla là. Ok. Potevano chiuderla là. Sì. Si fa una nuova serie, non c'è più Cafasso, non c'è più Bertie Müller, non ci sono più gli altri. E prendo, però, allora, secondo me già avevano deciso di finire per cercare di accontentare il pubblico, hanno portato avanti, hanno tentato di fare un altro tipo, però con la scritta La Nuova Squadra, che non era male per carità, attenzione, non era male, però perché è finita? Perché il momento in cui, secondo me, hanno fatto un grande errore, e Tocci lo sa che io ho litigato con tutti. Sì, ma non era difficile, Perché? perché No, litigare no, con tutti, vabbè, se stavo zitta era meglio. Sì. Perché non ci basta che hanno cambiato, e quindi tutti gli attori, quelli della squadra, la vera squadra, non ci sono più, tranne Tocci, Spalandino e Silvio. Però non eravamo noi, siamo tutti altri personaggi nuovi. Però hanno cambiato anche sceneggiatura, l'hanno fatto tipo all'americana, con questo progetto tipo Serpico, dove i poliziotti sono collusi, e alla gente, secondo me, non piaceva sentire e vedere che anche i poliziotti italiani, napoletani, erano collusi. Quando hanno capito il danno, dopo la prima serie, hanno cercato di recuperare, anche perché la questura si era allontanata, aveva allontanato tutti, non era d'accordo, giustamente. E hanno cercato di rimediare, però già era troppo tardi. E quindi poi la terza serie. Allora, secondo me era meglio che non si faceva più. Sì. Sì. Oppure,
Vabbè, ragazzi. No, secondo me dovevano chiamarla in un'altra maniera. Poi la chiamavano. Guarda, se la chiamavano il commissariato di Pizzo Falcone, forse era meglio, nel senso che dovevano proprio capire. Infatti, io ho chiesto, ma scusa, cioè Giallini fa tutto, Marco lo voglio bene, fa un commissario. Poi c'è che dove fa Pizzo Falcone. Ma scusa, ma perché noi non potevamo fare una serie allora? Io e Tocci, che siamo molto amati. Esatto. Noi cazzo, lo diciamo da una vita di fare lo spin-off Sciacca e Battistone. Sarebbe stato. Sì, compare, però attento a quello che diciamo, perché qui qua se lavora più, se no, io te lo dico. Questi no, sono no, cattivi, no, infatti io mi tengo, tutto, mi tengo siccome io faccio i topi, Nardello mi fa fare i topi, però figurati, fa una squadra che ci lavorava 9 mesi e i topi ci lavorano 2 mesi. Hai ragione, sei buonissimo stasera. Però un peccato, perché Napoli è un palcoscenico, cioè, meritava molto di più. Infatti, il passaggio di Pizzo Falcone è un buon prodotto. Sì. Sono concesso con lei e manco Battistone. Che sono far cazzare? Perché non è il contrario? Fai incassare anche noi questa cosa. E l'ha detto che decide. Però erano belle cose. Cosa sta combinando Federico, che non capisco? Si sta preparando la sigaretta. È duro. Ah, adesso ho capito. Ah, ok. Avevi capito, Mary? No, non avevo capito niente. Qualcosa che non capisco della nostra vita, questo è. Allora, leggiamo questo messaggio. Secondo me il flop della nuova squadra è dovuto al fatto di voler collegare la nuova serie alla vecchia. Se si fosse chiamata in un altro modo e senza Sperandeo, Tocci e Silvestro, magari la si vedeva sotto una luce diversa, non essendo collegata all'originale. Vabbè ragazzi, ma parliamo chiaro. Ma secondo me anche se ci stavano il pubblico. Cosa? La nuova squadra di male, allora, non la chiamavano nuova squadra, l'avrebbero chiamato in un'altra maniera. Spacca Napoli, volevano chiamarla Spacca Napoli. Magari solo Spacca Napoli. Poi, ragazzi, ma dopo 3 anni perché è stata tagliata? Perché è stata fatta fuori? C'era un disegno prima, hanno fatto il primo anno. Secondo anno meno puntate, il terzo anno alla fine per chiudere, cioè ragazzi, era un buon prodotto, però sì, era completamente diverso, aveva un tag diverso perché gli sceneggiatori, i produttori, i direttori hanno scelto questa linea di farla molto americana, che è un grandissimo prodotto con bravissimi attori. Però appena hanno cominciato a toccare questa cosa dei poliziotti colluti, la questura si è tirata fuori. Infatti. Vabbè, per forza. Poi hanno immediato ma era troppo tardi. Già vediamo troppo azzozzeria, capito? O è stato fatto apposta, non lo so. Però nella squadra Napoli meriterebbe molto di più. Rispetto per un posto al sole. Si potrebbero fare tante altre cose. Infatti. Amo Napoli, si potrebbero fare un sacco di altre cose. A proposito di Napoli, ragazzi, devo dire che stasera ho visto un film molto, molto, molto carino, che ha 7 ore per farti innamorare di Giampaolo Morelli. Ah, quello con Serena Rossi. E con Antonio Truffo anche. Un altissimo regista. Ah, mi viene con su Netflix. Ok. Invitiamo Antonio Truffo, Morelli. Io ho visto su Prime Video.
Ah, su Prime, perfetto. Ottimo. Lo segno che ce l'ho Prime. Ah, che ero curiosa di vederlo. Segnatevelo. Sì, ah, no, adesso lo guardiamo. Guardiamo dei personaggi protagonisti del film. E questa è una bello, cosa bella, è sempre bello. Compare, bello, bello. Eppure il cane ti ha portato via, compare. Stai completamente da solo. Cazzo, però dove ti ha trovato? Non mi interessa. Non mi interessa dell'autocertificazione, non mi interessa del lockdown. Ma non sei più l'autocertificazione. Domani ci facciamo a birretta insieme, compà. Oh. E si ci hanno tutti i coglioni. Dai che manca poco ormai. Speriamo di un po'. Dai. Per carità, cioè, se non ci fossero bisognerebbe inventarli, però non hanno esperienza. Allora, Conte, ma si faranno. Ma si Conte, faranno. C'ha solo i cognomi, ragazzi. Conte non sa fare i conti. E Bonafede, speriamo che sia in buona fede. Speriamo. Speranza, Boccia, Speranza. Ha già mezzo bocciato. Speranza. Sta adesso anche la panza. È l'ultimo. E hanno fatto un po' di confusione, hanno detto a 3 mesi che dico la burocrazia dobbiamo snellire, dobbiamo dare, tutti dobbiamo cercare, è la burocrazia che blocca tutto, a che ne parlano 3 mesi, e l'allevare la burocrazia, ci devo passare loro. E non lo fanno, le mascherine, adesso abbiamo stampato 18 miliardi di mascherine e potete andare nelle farmacie, tabaccaie, pompe di benzina, e trovate la maschera 50 centesimi più cornuto. Salute. Se c'è qualcuno che l'ha comprato a 50 centesimi, perché un po' di minchiato. Mamma mia, allora, altra domanda. Ma parliamo facciamo di cose un po' di domanda. Quanto è stato brutto abbandonare il vecchio cast, considerato quanto eravate legati? Chi risponde per primo? Hai fede? Brutto, vai brutto, fede. Brutto. Brutto, brutto, beh, brutto. Ragazzi, ma noi ve l'ho detto, credo pure l'altra volta, lì non era più un lavoro, era una famiglia, era persone che erano legate da qualcosa di più di un lavoro, erano legate dalla vita. Io ho sposato quella che mi ha fatto firmare il contratto, mo. Saranno stati pure i primi soldi che vedevo in vita mia, per carità, e quello mi ha fatto capire in cazzo, ma poi sono passati 18 anni, stiamo ancora qua, calla, vedi? Bella, ancora ciao! Saluta, grazie, saluta, vedi che Sperandello. Abbiamo perso Sperandello. Tony, dove sei andato? Grazie per essere impegnata in cose serie. Oh, la tesina di terza media di nostra figlia. Oh cavolo! Anche all'esame! Paura! Paura! Tanto paura! Dove è nato Tony? Si è perso nel mare del web. Recuperatelo. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Ma c'è l'esame, quindi. Ah no, tu sei Giusy. Ecco. Laura. Ecco. Ciao Giusy. Eccoci. No, ho toccato, non ci capisco un cazzo. Senti qua, allora. Vai. La squadra, ragazzi, Carpentieri, come si chiama? La Salerno, Bertemio. Hai visto che poi l'ho arrestato Carpentieri? Mamma mia. Oddio, che questi grandi attori è finita. Quando ci hanno chiamato, hanno detto no, però Sperandio rimane, Tocci rimane anche Sil. La prima cosa che penso qual è? Da cretino. Vabbè. Uh-huh. Io, Tocci, saremo dei personaggi l'asse portante della nuova squadra, perché certo, cioè, voglio dire, piaceva al pubblico, ma quando mai? Infatti, cioè, ragazzi, non mi fate fare polemiche,
No, ma tu infatti non devi fare polemica, devi parlare delle cose belle della squadra. Parliamo delle cose belle della squadra, tanto, degli annoni, tanto ne abbiamo già parlato ampiamente noi. Allora, io ho anche la nuova squadra ho voluto bene, bravissima certo. Attore, per carità, però sì. C'è una differenza abissale, sì. Prova ne sia. Beh, che, erano voglio dire, più grandi. Cambiano per 3 anni, fanno la nuova squadra, al terzo anno da 40 puntate diventano 12 puntate e chiudono. È un fallimento, hanno sbagliato. Mm-mm. O no? Se lo vuoi chiamare così. Io direi che ci hanno provato. Non voglio chiamare niente, perché altrimenti io già con... Ci hanno provato, Tony. In questo campo io faccio l'attore, non sono uno che nelle altre sfere della Rai, però io mi ricordo, Tocci lo sa, camminavo nei corridoi e dicevo così state affossando la squadra finirà, io mi sono messo contro tutti questi qua, i capoccioni, avevo ragione, Tocci avevo ragione e mi ha picchiato un tocco. Era meglio che a te la sincerità che ti rovina, zio Tom. No, beh, insomma, indubbiamente io non c'ho rimpianti, non c'ho polemiche, Tony. Io penso che sia. No, polemiche no, ringraziamo sempre. Vabbè, tu sei anche più grande, tu sei arrivato alla squadra che avevi già fatto 55 film. Hai preso Davide Donatello, cioè per me era un'altra cosa la squadra, per me era un liceo e un'università. Io ho trovato dei maestri immensi, tra cui anche te, compare, che sei un uomo che adoro. E sei no, ma io ho sbagliato tante cose, però coltivo un rapporto bellissimo, perché tu sei una persona vera. Ma perché tu sei sanguigno, tu non ce la fai, tu non ti nascondi. Ma infatti la gente mi ha voluto bene. E allora, ma a te o ti si ama o ti si odia, e io ti amo, compare. Ma perché mi devono odiare? Perché parli? Perché sì, perché non c'hai i peli sulla lingua. Perché ma io amo Napoli, amo tutti. No, lo sapevo. Tu le dici le cose. E sei più, come dire, non coraggioso, più vero di tanti altri. Non sono coraggioso, sono prudente. Sono imprudente, perché se sta cazzettando ancora, invece di starmene zitto, spurgo, parlo. Ma fai bene tu, probabilmente. Però questa è una dote, una dote. Ma dico, hai visto che adesso con la pandemia noi attori ci siamo accorti di essere una categoria? Adesso stanno uscendo tutti i gruppi. Se siamo mai cacati in 30 anni... ricominceremo a non cagarci, come forse è giusto anche che sia, però questa esperienza ci ha cambiato tanto, Tony, insomma non lo so, poi lo sai, io a me la gente mi detesta per questo, perché io sono un buonista, cerco di trovare il lato tranquillo e buono. No, ma come ti detesta? Tu sei una bravissima persona, sempre la famiglia, i figli, hai delle responsabilità. Io invece anch'io, però siccome sono selvaggio, faccio grande fatica, compare, ad attenermi alle mie responsabilità, perché qua insomma, è stato veramente un momentaccio. Però vi voglio bene, vi voglio un gran bene. Speriamo che riparta il raduno, no, solo per maniare, sì, che lo facciamo, ma per abbracciarvi. Grazie. Sì, che bello, anche finalmente no. Si potrà abbracciare, mamma mia, non vedo l'ora. Io continuo. Dai, Daniele, leggici qualche io messaggio, continuo. Allora, però quelli che ci insultano. Grandissima scena della morte di guerra. Vai.
Vai, è stata accompagnata da una magistrale interpretazione di entrambi, poi l'irruzione di Shaq in sala interrogatori nella vera squadra, puntini, nella vera squadra si percepiva aria di famiglia nel cast che mancava nella nuova, quindi aria di famiglia che si percepiva nella vera squadra e mancava invece nella nuova. Io sono d'accordo su questa cosa, probabilmente anche perché, cioè, avevate, ragazzi, girato poco insieme e quindi non c'era molta amalgama fra tutti gli attori, ma perché vi conoscevate poco, molto probabilmente. Però, ragazzi, quello che c'era nella vera squadra era un'altra io cosa. Io vi devo dire una cosa, ve la devo dire una cosa. Una volta che è cominciata la nuova squadra, praticamente eravamo io e Tony. Tony, te lo ricordi, Tony? Lo puoi confermare questo? Io e te facevamo una squadra e il resto del commissariato ne faceva un'altra. Beh, io ho ringraziato il cielo in quel periodo, perché questo signore qui nel video accanto, che si chiama Gaetano Sperandeo, non solo è un cazzo di attore fenomenale che mi ha insegnato cose meravigliose rispetto proprio al rapporto con la macchina, ma è anche una persona molto generosa. Io mi ricordo che quando partivamo alle 5:20 della mattina, dopo 4-5 ore di lavoro, quindi alle 10:30, che per tutti era mattina, ci veniva una fame, che era un... il signor Tony Sperandeo chiamava il ragazzo e gli diceva: senti, vai a far 30 panini con la mortadella. 30 panini con la mortadella. Li faceva portare sul set e li dava tutto il set, e quel panino con la mortadella, ragazzi, è la cosa più buona che abbia mai mangiato. Wow. Quindi io sono per Tony Sperandeo. Anche noi. Tu non commentare, stai zitta, grazie. Se penso. Mi sei frizzato, Fede. La botta in testa. Gli allora, ragazzi, la nuova squadra. Avete sentito tutto? Sì, la tutto, nuova tutto. Squadra. Pure quando inveivo. Ascoltatemi, Federico. Allora, precisiamo la nuova squadra. Quando è cominciata la nuova squadra, gli sceneggiatori non ce l'hanno più, erano altri sceneggiatori. Infatti, okay. E si vede. Si vedeva. Si vedeva. Voglio dire, perché hanno cambiato in toto tutto. Ma sì, quindi, certo, secondo me, questa cosa era tutta una cosa calcolata. Sì, perché... Non lo so perché hanno chiuso, hanno deciso. Io mi ricordo un giorno che era l'ottava, prima di cominciare l'ottava squadra, quindi tra 1, 2, 3, 4, ci chiamò Tescari. Ragazzi, allora, Massimo Bonetti, in questa finisce, muore. Sì. E non ha detto che la squadra finiva. Ok. È stato detto dopo che abbiamo finito l'ottava, ci hanno comunicato la squadra non c'è più, sarà la nuova squadra e ci saranno confermati Sperandeo, Tocci e Sil. Allora. No, però aspetta compare, perché non è così. Perché io sono stato l'ultimo, e infatti fino all'ultimo, perché gli unici confermati eravate tu e Gennaro. Poi dopo non si sa, questo da una in esclusiva. Vai. Ma che c'è? Io sto appoggiato, voi non vedete, ma io sto in una posizione allucinante, perché io parlo di protagonismo di Grazia. Senti che mi dice: ti hanno confermato perché c'ero io. Questa è una buona parola, dai. Il solito l'ha comandato, Federico. Sto dicendo un'altra cosa. Federico, sto dicendo un'altra cosa. Quando abbiamo cominciato, prima di cominciare l'ottava serie, ci hanno chiamato
Paolo, ma di quello come cazzo, direttore dice, ragazzi, cominciamo queste 40 puntate, 40 puntate e alla fine Massimo Bonetti, Pietro muore. Cioè, non è che hanno detto all'ottava, alla fine la squadra è finita. No, sì. È vero o no? Federico. È vero. Eh? È vero. È vero. Quindi, quando è finita l'ottava puntata ed è finita la squadra, ci hanno comunicato che la squadra, dopo tante decisioni, cambiava, era la nuova squadra, quindi c'erano telefonate, parlare, discorsi, e alla fine io ero confermato, Silla confermato, poi tu confermato. Non è che sapevamo con Ceracchio, come si chiama, Carpentieri, la Salerno, no. Quando poi ci siamo incontrati, abbiamo sgamato, capito tutto. Allora, io quello che... Ma perché mi deve fare? Perché è successo questo? È questione di base. Non ce la fai, non ce la fai. Per questione di base. No, io voglio dire, un posto al sole, che io rispetto a tutti, per carità, tutti bravissimi, però è un format che è nato a Napoli, la Rai, con la produzione. L'hanno tagliata, perché? Questione di soldi, che cosa sarà successo? Questione di soldi? Non lo so. Allora, questione di soldi, perché hanno ripreso allora, hanno ricominciato con un format diverso? Ha fatto casino. Ha eliminato i punti in bianco. Non è che c'è l'ottava squadra, l'ottava puntata della la squadra 8, e Carpentieri dice, no, io ho finito, cioè, a Salerno, 20 minuti. No, basta. Sì, scomparsi. Sì, ma... Sì, non si sa nemmeno che fine hanno fatto, alla fine. Sono scomparsi tutti. Allora, domanda per te. No, voglio dire, mi capite? Sì, certo. Allora, sono scelte di produzione della Rai, e per carità, ognuno. Domande per me. Ci sono varie cose. Allora, Tony Sparandeo le seguo da sempre e l'ho visto in tantissimi ruoli, soprattutto nel ruolo di cattivo. Domanda Tony, a parte Sciacca, c'è un personaggio al quale sei particolarmente legato o che ricordi con più affetto? No. Allora, sa cosa, ma poi anche voi. Io mi sono lamentato sempre che la gente se ricorda di me che faccio sempre il cattivo. Perché ho vinto il premio di Donatello facendo il mafioso, ho fatto passi nel cinema facendo il malavitoso. Però, cazzo, per 7 anni ho fatto la squadra, ho fatto un poliziotto, uno sceriffo che difendeva la legge. Ho fatto la scorta facendo il carabiniere che saltinare e sono stato prima attaccante. Ho fatto il colonnello della finanza, ho fatto... tanti donne che il giudice, ma ha fatto anche qualche volta il prete, soltanto che la mia cosa, allora io vi dico, i 100 passi ha vinto il Davide, ha fatto una grande interpretazione facendo il mafioso, però lo sapete dove sono molto legato? A Sciacca. Sì, io sono molto legato al personaggio di Sciacca, che ho amato e che mi sono plasmato. Federico lo può dire, quando c'è l'ultima puntata che muore Pietro, io ho chiesto e ci sono riuscito, ho aggiunto delle cose che mi sono inventato io, perché è un grande dolore, perché noi abbiamo preso quello che ha ammazzato Pietro,
Io arrivo al commissariato, c'è Silla con il procuratore che stanno interrogando. Io arrivo, lo voglio scannare e poi io dico: tu sei un mafioso, dimmi una cosa, un poliziotto non può sparare, un poliziotto non può ammazzare, voi uomini d'onore potete ammazzare, sì, e potete sparare. Cazzo, chi è il vero uomo? Voi che sparate o noi poliziotti che subiamo? Ditemelo. Questa cosa, perché la RAI è molto... me l'hanno fatto passare ed è bellissimo. Mm-hmm. Sì, molto. Sì. Io ho amato scena... Sciacca, io ho amato tantissimo Sciacca. Per me, davvero, ho fatto grandi interpretazioni, per carità. Non... Ce ne sono però, tanti di ruoli che hai fatto, cavolo. Sciacca, io me lo sono costruito, mi è piaciuto tanto. Era bellissimo. Io mi ricordo la prima volta che è arrivato sul set, Tony, io ero terrorizzato perché, insomma, voglio dire, era già un personaggio notissimo, gigante. No, è così. Invece, si è creata un'amicizia che non finirà più tra me e Tony. Sì. E, insomma, gli devo veramente molto, è stata una grande esperienza per me. Avete legato, è stata la prima scena che avete girato insieme? Scusa, Insina. No, non me la ricordo, la prima scena che abbiamo girato insieme. Stavo cercando di ricordarmela io. Era quella su... No, però non abbiamo avuto tanti dialoghi da noi due, specie quando poi nella nuova squadra io ero drogato, stavo male, e abbiamo avuto un grande rapporto io e lui bellissimo. Sì. Ma molto, molto... Quando l'ho visto? Quelle puntate lì le ho viste. Sì, sì, quelle sì. Quelle sono riuscita a vederle, perché c'era... ragazzi, belle storie, belle storie. Cavolo, sì. Belle storie. Sì, sì. E, insomma, poi voi giustamente siete legati alla vecchia squadra e... Sì. Ci sono stati veramente personaggi, non lo so, ma Mario Porfido l'abbiamo mai chiamato per fare la diretta? Sì, l'ha fatta. Cioè, Mario Porfido io l'ho l'ha fatta. Con Patrizia Riscola non lo sento più, non c'è nulla, però Mario Porfido è una gran brava persona, è un grandissimo attore. Sì, è un signore, vero, vero. Beh, veramente una persona che dà gioia, che porta serenità sul set, che è quello che ci vuole. Sì. Zitta, gioia! Zitta! Madre. Nella piovra, metti il commento prima, nella piovra. Nella piovra, con Castellano, perché facevo il mafioso, sì. Ah. No, ci sono tantissime. Laura ti ricorda nei minuti di nuovo con Milano, però è facile. Però io sì, ho pensato, vedo anche il pubblico, perché Sciacca non era un mafioso, no, era un uomo siciliano. Ciao, siciliano che combatteva i malavitosi perché aveva la mentalità siciliana, conosceva, e quindi li sapeva combattere, e per me è molto bello, capito? Sì, sì. Una grande idea, una grande idea. Che, allora, Sperandeo, allora io la dico, fanno Montalbano, sì. E noi che prendiamo Sperandeo per fare Montalbano, posso prendere Sperandeo per fare malavitoso, Montalbano il commissario ce lo fanno fare a un romano o un ligure, capito? Il cacciatore di mafiosi che girano in Sicilia non prendono l'attore principale, il commissario siciliano, no, prendono un romano che, capito? Cioè noi siciliani siamo costretti a fare sempre i malavitosi. E fanno... Oh, come si chiama Rocco Scavone, con tutto il rispetto per Marco Giallini, ma non è siciliano, capito? Questo mi fa incazzare, perché chi meglio di me, voglio dire, potrebbe fare un personaggio che la dice tutta,
perché Sì. essendo uno che conosce la propria terra, allora combatte la mafia. Invece noi siciliani, se mi prima essere, no, se siete ancora, possiamo fare soltanto cose. Questo mi fa incazzare. No. Tony, si ricordano i Meri per sempre, che eri una guardia del carcere minorile del Malaspina. Sì. Film pazzesco, bellissimo. Bello. Ragazzi, io vi ringrazio, io sono contento. Io mi ricordo quando ancora c'era la squadra, c'era un ufficio dove c'era una seduta che prendeva tutte le mail, tutti i messaggi, e c'era una caterva di messaggi che amavano i personaggi della squadra. Peccato che la Rai questo non l'ha tenuto in considerazione, perché è un peccato, perché potevamo fare ancora molto di più per Napoli, per il Sud e anche noi, io, Battistone, anche gli altri attori, fior di attori, Carpentieri, Bonetti, Del mio che la Salerno. avremmo potuto dare qualcosa di più al Sì. sud, e ci è rimasto soltanto De Luca adesso con le sue battute. Grazie Valerio. Tony, sei un Grazie grande Tony. Sì. Tony, domani ti vengo a Ah. cantare la tua canzone preferita. So che questa la Qual canzone è? sono tua. Piazza del Popolo, e poi dopodomani spero andarmene in Sicilia. Spero. Poi Lo quando sapete qual è la ritorno ci canzone dobbiamo preferita di Tony? vedere e dobbiamo festeggiare. Sì, Sì. va bene. Ti vengo a Passando cantare la in vita. ginocchio da te. Sì. In ginocchio da te li canti. Io che non capisco la Lui mi ha picchia, capito, ragazzi, non si può capire a tutti. Sole, un po' Sassone e il maestro. E voi no. È rimasto, sì. Io Prima di temo che quella sia politica, compare. No, 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 non vado a scoprire. Per carità, tutto il Pasquale. Posta Sole è un prodotto rassicurante, è una soap opera, è un prodotto rassicurante Vabbè, che ma la secondo me squadra era un descrive prodotto da abbastanza sicurante. bene. La vera squadra era un prodotto da sicurante, anche perché eravamo anche appoggiati dalle Dalla polizia, certo. persone. Da Ma sicurante la certo, infatti. ripeto, io ho fatto la squadra antimafia, la squadra di da, il migliore prodotto era la squadra. Sì, infatti. Ma noi, Sì, come scriveva ragazzi, Melissa prima, sì? Vai, ragazzi. Fede. Posso dire una Vai, cosa? vai. Sì, a Giussi, ma state zitta, che stai a fare una capoccia così. Cioè, ascolto. non è che puoi parlare solo te, Ma io ascolto, io sono una brava ascoltatrice. Ma senti, Tony, Leggi i ti voglio fare questa messaggi. domanda. Ma non ti Bravo. incuriosisce che la squadra, no, è Sì. proprio il manifesto del sud, del meridione? Un po' Sì. perché eravamo tutti meridionali, perché insomma Sì. io Roma la considero comunque nel meridione. Ma li vedi sti quattro che sono tutti settentrionali, Tony? No, 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 Mica no. strana sta cosa. Lascia Io perdere. no. Lascia perdere. Io Questo ti non dà so. l'idea di come. Non Come sono sono così bravo, Andrea! settentrionale, Io ho origini del sud. per niente. Io no, Fatti origini sentì come parli. sono di giù. No, Daniele io. dopo un po' ci credo. No, Mary, vabbè, ma ma passone, ci ma sente? passone. Ma ci Mi parla come Barbieri, mi parla. sente? Barbieri. Ragazzi, chiudo. Vi voglio bene. È Quando farete stato un'altra bello. diretta e ci Sì. sarà qualche altro collega della squadra, io Bravo. sono ben felice di partecipare. Sono Sì, contento. ma Enzina, tu da quando hai Organizziamo, cominciato a fare organizziamo. le dirette con gli altri, però? Io ho cercato io. Volevo dire, Fede. No, l'ho Dico, sentita. quando fai le dirette con gli altri attori della squadra? Mandami un messaggio, io le seguo. Ok, Se la io mandi ci via, perché se no. apro molto e faccio una cosa la squadra. Nonostante. Quando vuoi, cioè, noi va bene tutto, Ma quando io non ho vuoi. fatto nessuna diretta con gli altri attori della squadra. Chissà, è la prima volta e sono felice.
Grazie. Allora ne rifacciamo altre. Noi perdiamo un onore. No, no, Federico dice: quando tu farai a diretta con gli altri attori della squadra, io, chissà, la prima volta, e ci ho cercato io. No, no, ma Enzina, Enzina dicevo. Enzina. No, ah, Enzina. Sì, detta la presidentessa. Volentierissimo, noi siamo pronti, siamo sempre pronti, non c'è mica problema. Enzina, non riuscivamo Enzina. A raggiungerti, non sapevamo come raggiungerti, se no... Il tempo ti fa bene, sei sempre più bella. No, Comunque, ho conosciuto che eri una creatura. Voglio chiudere. Quanti anni sono passati, mamma mia. Beh, qualcuno. Posso chiudere dicendo una cosa, avete visto? Allora, brindo a voi. Brindo. Grazie. Alla salute. Grazie. Grazie di esistere. Però voglio dire una cosa. Attraverso la squadra io ho conosciuto Napoli. Sì. E Napoli è molto molto simile a Palermo. La gente, la sincerità, il volere bene, ci arrangiamo, c'è il rispetto, non prendiamo in giro. Però il dito in culo non ce lo facciamo mettere. Io ho conosciuto ho lasciato un pezzo di cuore a Napoli. Quindi ecco perché quando a Campola mi ha detto, come si chiama? Mi ha detto Andrea Campa, mi ha detto Tony, stanno facendo delle dirette. Io subito l'ho chiamato perché Andrea Campa fa altre cose, è una bravissima persona, un napoletano che ho conosciuto attraverso altre persone. Ed è bello, cioè, Napoli per me è come stare a casa mia. Sì. È bellissimo. E quando vedo qualche cosa di Napoli, certe volte mi fermo a guardare la squadra e vedo le scene, mi vedo la fitta al cuore in maniera incredibile. Quindi grazie di aver partecipato a questa diretta e vi voglio. Speriamo di sentirci un'altra volta. Bello, compagno, domani ti chiamo, ti vengo a trovare. Che belle parole. Grazie. Sì. Grazie, Toni. Grazie davvero di aver partecipato alla diretta, è stato un onore, davvero. È ricambiato. Tanta segretezza, fatemi. Come? No, niente. Ciao ragazzi. Ciao, vale. Ciao Tony, grazie. Grazie. Ciao compadre. Mamma mia, ragazzi. Che ragazzi. Mamma mia, grande personaggio. Che forte, sì, incredibile. Un carisma incredibile. Un uomo straordinario che non tutti hanno capito, purtroppo, però insomma, veramente a me mi ha dato tantissimo, tantissimo. Qual è la cosa che ti ha insegnato di più? La cosa più grande che ti ha insegnato, la cosa più bella? Ma principalmente il rapporto con la macchina, proprio. Cioè lui aveva un rapporto con la macchina da presa completamente, ma neanche diverso, perché io non ce l'avevo un rapporto. Cioè per me era tutto nuovo. Lui mi ha insegnato cose incredibili che io non pensavo potessero essere fattibili davanti a una macchina da presa. Mo adesso dovrei scendere nel tecnico, quindi forse non è il caso, però va sicuro che è una persona che mi ha dato tanto, ma un po' come tutti là. Sì. È stata veramente un'esperienza incredibile per me. Sono veramente felice. Bello. Niente. Insomma, poi questo ci ha portato fino a qua nel 2020, sì, col Covid, incredibile, dirette, quindi ancora qui pensavo... è veramente tanta roba la squadra per noi. Mamma. Noi siamo ancora qua, che non molliamo. Siamo tutti unitissimi con Giovanni Rienzo, Mario Porfido, Renato, Massimo Vermiuller, Bonetti, non ne parliamo. Sì. Veramente una grande famiglia, ma ce ne siamo accorti facendo tutti queste dirette,
Ti state dicendo vai, vai, insomma, vai. Vabbè, mo stacco pure io, se no mi dice ah, tu sei rimasto nella diretta. comunque, per la cronaca, Sperandeo è in diretta, in differita, ma in diretta su Rai Premium sulla squadra. Tutto infatti. Torna, ragazzi, tutto torna. Vi adoro. Veramente. Grazie, Fede. Sempre quando vuoi fare un salutino, quando vuoi fare la direttina, noi siamo sempre pronti. Siamo sempre qua, ragazzi. No, 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 è il contrario, sono io che sono sempre pronto quando voi mi chiamerete. Grazie. Grazie, vi voglio bene. Un bacione. Dai un bacio a tutti. Ciao, Fede, saluto okay. Tutti. Ciao, un bacio a tutti. Ciao, bello, ciao, ciao. Ciao, Fede, ciao. Ciao, ciao. Grazie mille, ciao. Ciao, buonanotte. Ciao, raga. Ciao. Ciao. Che forte, ragazzi. Troppo bello. Bello, bello, bello. È stata una bella diretta. Interessante. Veramente.